Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza un volto. La puntata di oggi sarà ricchissima, ancora molto direct-centrica, ma prima di iniziare vi segnalo che domani non ci sarà un video, ma seguiremo insieme in live alle 16.30 qui su YouTube il Sonic Central. Si tratta di una sorta di mini direct incentrato sulla mascotte Sega, che tra l'altro, domani, il 23 giugno, compirà anche gli anni. Sono previste novità riguardanti i titoli di prossima uscita di Sonic e non solo, quindi vi ripeto, ci vediamo in live qui su YouTube alle 16.30, non mancate. Per non perdervi questo e altri appuntamenti poracci al 100%, iscrivetevi subito al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Io ho detto tutto, iniziamo! Nonostante il format in versione light, non rinunciamo all'angolo della poracciata. L'Epic Game Store non fornisce chissà quali soddisfazioni né questa settimana con la doppietta Idol Champions e The Hunter, né la prossima dove verrà offerto The Dungeon of Nihilbeck, titolo che non conosco ma che dalla copertina non è che mi venga tutta sta voglia di provarlo. Abbiamo però gli ultimi titoli di giugno che si aggiungeranno al Game Pass, dove ci sono almeno due nomi da tenere d'occhio. Il primo è Need for Speed Unbound, l'ultimo capitolo della serie di racing game che si sono filati in pochi ma che è stato accolto abbastanza bene dalla critica, e poi c'è anche Fist. Questo è un Metroidvania vecchio stile con un bel combat system. Io l'ho giocato su Switch e mi ci sono divertito molto, nonostante la conversione fosse un po' zoppicante. Se amate il genere vi consiglio di recuperarlo. In occasione del Prime Day, che sarà il prossimo 11 luglio, Amazon ha annunciato altri 4 titoli offerti agli abbonati Prime tramite Prime Gaming, che verranno proposti di settimana in settimana. Già da adesso è disponibile Prey di Arcane, quello del 2017, e poi seguiranno Baldur's Gate 2, Shovel Knight e Star Wars The Force Unleashed. Niente male. Nel mentre oggi è anche il day one di Final Fantasy XVI e ieri sono uscite le recensioni del titolo. Come era lecito aspettarsi, sono fioccati i votoni e tutta la critica ha promosso questo 16° episodio, nonostante molti abbiano evidenziato come il gameplay si sia allontanato di netto dalle radici della serie. Si tratta molto probabilmente di un altro potenziale GOTY. Io ho appena finito Tears of the Kingdom e non vedo l'ora di gettarmi in quest'altra avventura. Fatemi sapere se anche voi andrete di day one o aspetterete un po' prima di recuperare questa importante esclusiva PS5. E chissà, l'arrivo di Final Fantasy XVI come stravolgerà gli equilibri di mercato. Intanto in Giappone continua però un dominio totale dei software Nintendo e l'ultima settimana ha visto troneggiare nuovamente Tears of the Kingdom, ancora in prima posizione con oltre 30.000 unità vendute. Gli unici due titoli non Switch presenti nella top 10 sono le versioni PS5 di Diablo 4, che comunque in totale ha venduto meno di 30.000 copie, e Street Fighter 6 in settima posizione. Diablo 4 ha dato però anche una bella spinta alle console Xbox grazie a un bundle pensato sia per serie X che S, ma la Switch OLED rimane ancora l'hardware più venduto, seguita a ruota da PlayStation 5. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, che sono tutte quante estrapolate direttamente dal Nintendo Direct di ieri. Partiamo con Super Mario Bros. Wonder, la vera star di tutto quanto l'evento. Il titolo è stato accolto con molto entusiasmo dalla stragrande maggioranza degli appassionati Nintendo. In fondo è quello che speravamo di vedere dopo anni di silenzio e una serie new che ormai presentava una certa stanchezza. C'è però un elemento che ha fatto preoccupare, e non poco, i fan dell'idraulico baffuto. Infatti, ascoltando bene il trailer è possibile notare che gli iconici urletti e suoni di Mario presentano qualcosa di molto particolare, anzi inusuale. Per quanto a un ascoltatore poco attento suoni del genere possano sembrare perfettamente normali, i fan più integralisti si sono iniziati a chiedere se in questo gioco il doppiatore di Mario sia effettivamente Charles Martinet. C'è da dire che sembra che il doppiatore provi a replicare l'iconica voce di Mario, ma c'è qualcosa che semplicemente non torna. Potrebbe trattarsi semplicemente di una nuova sessione di registrazioni ad opera di Martinet, che ha deciso di cambiare leggermente le sue interpretazioni rispetto ai suoi standard. Ma le preoccupazioni sono amplificate anche dal fatto che il Wario di Wario Move It non sembra neanche lui doppiato da Martinet. Si tratterebbe di un caso più unico che raro, visto che dal 1991 Martinet è stata la voce dell'universo di Mario & Company, e ci sta che la gente abbia iniziato a impanicarsi probabilmente sul nulla. Ma visto anche che nel recente film Martinet ha fatto un passo di
di lato per dare il ruolo di Mario a Chris Pratt, la domanda sorge spontanea. Ma non è che Martinet è andato o sta andando in pensione? Voi cosa ne pensate? In caso riuscite a immaginarvi un Super Mario non doppiato da Charles Martinet? Comunque in descrizione vi lascio qualche link a delle clip audio estrapolate, così potete farvi un'idea anche voi del caso Martinet. Ma visto che stiamo parlando di Wario, vi do un dettaglio stra-interessante. Sapete che ho detto che Moovit mi ha interessato marginalmente, perché mi ha ricordato quel tipo di gameplay dell'era Wii che sa più di demo tecnica, un gioco basato su dei gimmick che potenzialmente annoiano in men che non si dica. Ed effettivamente c'è un tratto di continuità tra Moovit e Smooth Moves. Pensate che in giapponese il titolo si chiama proprio Super Smooth Moves, un titolo decisamente più azzeccato che cita direttamente il bellissimo capitolo per Wii. Questo è proprio un bel easter egg. Ed è proprio dalla versione giapponese che bisogna partire nella disamina di tutti gli elementi emersi dopo la prima visione del Direct. Infatti, come di consueto, ci sono state differenze regionali tra i vari Direct, solo che questa volta nel Direct giapponese sono stati presentati tantissimi titoli in più e anche qualche clip di gameplay aggiuntiva per quanto riguarda Super Mario Wonder. Allora, se siete curiosi, vi consiglio di recuperare a tempo perso la presentazione, perché ci sono dei titoli difficili da inquadrare ma completamente fuori di testa. Ad esempio, questo gioco dal titolo impronunciabile sembra una sorta di party game con protagoniste delle ragazze cavallo. Chissà, magari è un titolo da accompagnare a Everybody Want to Switch. Poi abbiamo un paio di party game altrettanto pazzerelli, tra cui uno basato sui treni giapponesi, semplicemente imperdibile, e segnalo anche un action platformer che sembra ricordare un po' Gammon. Questo è previsto su Switch per questo 2023, ma non credo che per ora ci sia intenzione di portarlo all'infuori del suolo giapponese. Poi c'è anche il nuovo titolo della serie Fate, ambientato nel Giappone feudale, che pure lui sembra abbastanza interessante. Colpo di scena poi è stato anche ripresentato Fashion Dreamer, il GOTY 2023, che curiosamente ha ricevuto una data di pubblicazione prevista per il prossimo 2 novembre, ma che per ora risulta limitata al solo nipponico. Marvelous, ti prego, non fare scherzi. Oltre a questi c'è stato spazio anche per una sorta di graphic novel e una carrellata rapida di qualche titolo aggiuntivo e minore. Comunque vi ripeto, se avete tempo recuperatevi sta follia di Nippo Direct, perché ci sono delle chicche niente male nascoste all'interno. Fatemi sapere che ne pensate. Ora però diamo delle informazioni aggiuntive su tutti i titoli presentati. Di Super Mario Wonder abbiamo oltre 30 nuovi screenshot dal sito ufficiale e anche la box art della versione fisica del gioco. Il titolo verrà venduto ovviamente a prezzo pieno e lo stesso si può dire di Super Mario RPG Remake. Qui la copertina sembra si scarna, ma in realtà cita direttamente il box giapponese del Super Famicom con il suo iconico sfondo bianco. Sempre per quanto riguarda Super Mario RPG abbiamo una piacevolissima conferma. Yoko Shimomura, leggendaria figura di Square Enix, riprende il suo ruolo di compositore nei remix della colonna sonora di questo remake ed effettivamente oggi, riguardando il trailer, anzi riascoltandolo, era facile intuire che dietro ai tre brani presentati c'era una mano familiare. È bellissimo il messaggio con cui Shimomura ha confermato la sua partecipazione al progetto. Ho messo tutto il mio cuore nel riarrangiamento di tutte le canzoni, nella speranza che sia i fan dell'originale che quelli che giocheranno per la prima volta al titolo potranno apprezzarlo. Non so voi, ma io sono sempre più in hype per questo remake. E comunque, alla fine, Metroid c'era. Samus ha infatti timbrato il cartellino presentandosi come easter egg in una scena del trailer di Super Mario RPG. Oltre alla cacciatrice di taglie c'erano Diskun, la mascotte del Famicom Disk System, e una macchina che sembra uscita fuori da Stunt Race FX. Un altro easter egg bellissimo. Ma torniamo a parlare un attimo di edizioni fisiche. Devo fare un attimo una correzione rispetto a quanto detto ieri. È vero, le versioni HD di Pikmin 1 e 2 possono essere acquistate separatamente in digitale al prezzo di 30 euro l'una, ma se prese in bundle vengono vendute a 50 euro totali, e così sarà anche la versione fisica disponibile dal 22 settembre. Un prezzo quasi budget per due titoli che a questo punto vanno riscoperti assolutamente. Sempre rimanendo in tema versioni fisiche, è confermata anche quella di Star Ocean, accompagnata anche da una collectors dal prezzo di 200 dollari, che però è già esaurita. E poi c'è l'edizione fisica della collection di Metal Gear. Ma per quanto riguarda la versione Switch, le cose si complicano. Praticamente, su scheda ci saranno solo 2,4 giga di dati, mentre tutto il resto andrà scaricato.
Se si vuole giocare ai tre titoli principali, bisognerà mettere in download complessivamente più di 24 giga di dati, ma se poi vorrete aggiungere anche side content, tra cui le due visual novel animate, vanno liberati altri 30 GB di spazio, una dimensione a dir poco proibitiva su Switch, e sembra veramente di essere tornati ai tempi delle memory card su GameCube, dove certi giochi occupavano da soli tutta una scheda di memoria. Visto queste limitazioni, non so a questo punto se la Master Collection la prenderò su altre piattaforme. Vi aspetto nei commenti per sapere voi come siete orientati con gli acquisti. I titoli multipiattaforma li prenderete su Switch oppure andrete di edizione fisica o digitale per altre console? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per la live del Sonic Central e nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo questa volta assolutamente Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Nippo, Michele Direct, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! できる仮想空間仮想仮想仮想仮想仮想仮想